Ragazzi, questo è il penultimo livello. Ci avviciniamo alla fine di Time Splitters 2. Siamo di nuovo nel futuro. 2315, fabbrica di robot. Questo è il livello più difficile della campagna. Quindi siamo nel futuro, saremo Gretel. E le guerre robotiche, quelle di Time Splitters Future Perfect, sono terminate. Adesso c'è il figlio del macchinista oscuro che vuole ricostruire un esercito di robot e noi dobbiamo assolutamente sconfiggerlo. È il nemico di questa missione, ora lo vedrete, il figlio del macchinista oscuro. È qualcosa di assolutamente inquietante perché è un personaggio che compare soltanto qui e mai più. Però di lui non sappiamo, anzi, guardiamo prima il filmato e poi lo commentiamo perché è assurdo. Abbastanza malato. Gretel. E il nostro potenziale partner sarebbe stato R109, cioè il predecessore di R110 di Time Splitters 3. E lui è praticamente il macchinista, il figlio del macchinista oscuro, e è praticamente il villain più misterioso di sempre, perché non sappiamo cosa dice, non sappiamo che rapporti ha con la Ultranet. E poi alla fine non lo vediamo neanche, cioè alla fine quando andiamo a sconfiggerlo in realtà non lo vediamo perché si rintana in una macchina, in un mecha, in una macchina enorme e noi sconfiggeremo soltanto la macchina ma non lui. Boh, vabbè, comunque questa è la fabbrica di robot, ragazzi. Allora, noi andiamo. Allora, dobbiamo raggiungere l'area produttiva centrale, ovviamente. Trovare sempre più stato del tempo e tornerà anche l'elettro utensile che era presente anche in Time Splitters 3. Qui questa missione è molto frenetica, saremo praticamente assediati fra poco da decine di robot. Allora. Ma ragazzi, probabilmente in questa missione parlerò poco, perché devo concentrarmi, che non è semplicissimo, estensione praticamente la Ultranet, che in Time Splitters 3 è il male assoluto e viene fondata da Crow, qui diventa buona, diventa ribelle. Cioè alcuni prototipi della Ultranet sono stati catturati dagli umani che li hanno appunto riprogrammati. Infatti noi in questo momento siamo Gretel, e noi siamo un robot della Ultranet che però passati dalla parte degli umani. La prima volta che faccio questa missione. Ah, tanto, dovete sapere che, forse ve l'ho già detto nel primo video, io non sono mai riuscito a finire Time Splitters 2. Oh, che è successo? No, piccolo. In modalità normale. Quindi magari questa è la volta buona.
qui, è meglio usare il fucile. Piano piano. Oh. Vedete, ci sono macchine ovunque, quindi bisogna avere mille occhi in questa missione. Danno che fanno. Ok. Mi sa che la musica non è partita. Questo comunque è il livello speculare di del 2243 di Time Splitters. Ok. Ah, dobbiamo stare attenti a queste bombe. Laser è l'arma più potente in questo caso. No, madonna mia, però. Ok. Allarmi ovunque. C'è l'elettrotensivo. Ok, questo qui anche è un'arma micidiale. Ok. Ok, ecco qui l'elettrotensivo. Perfetto. Mi sa che ci rimettiamo le penne. Anzi, ci rimettiamo i circuiti a questo giro. Allora, noi intanto facciamo esplodere. Ma da dove spugni tu? Okay. No, il fatto è che dobbiamo per forza sconfiggerli prima, sennò ci inseguono per tutta la fabbrica praticamente. Schifo di vita. Però ce la dobbiamo fare, dai ragazzi, piano piano.
Ok. Allora, se Time Splitters 2 avesse la mira di Time Splitters 3 sarebbe molto più semplice. Oh, sti cacchio di Spider-Bot. Ok, allora. Voglio vedere se riesco a riattivare la musica. Ok, forse è partita. Questo è quello che ci aspetta. Allora, ora dobbiamo prendere le granate. Forza. E dai, prendilo, cacchio. Le fonderie. No, madò, mi sono bloccato. Cioè, si era incastrato nel nemico. Una corazza ci vorrebbe assolutamente. Una corazza. Devo fare per forza così, ragazzi, sennò. Piano piano arriviamo. Allora, il nodo è lì. Mancano due nodi. Stiamo avvicinando verso la fine, ragazzi. Allora, innanzitutto facciamo questo.
attimo. Ok, ci manca un nodo e dobbiamo raggiungere il cuore della fabbrica. No. Ma perché veniamo colpiti dai nostri stessi colpi, capite? Allora, ora arriva la parte più difficile. Sento che si muovono e non li vedo. Oh, eccolo. Ah, qui ci servono le granate. Madonna, macchine di morte ovunque. Ok, una corazza che ci salverà la vita. Ok. Allora possiamo attraversare. Questa corazza ce la teniamo per dopo. Speriamo che questi stronzi di robot ci lasciano un po' in pace. Madonna, non avete idea della concentrazione che ci vuole. Ok. Qui succederà qualcosa di brutto, anzi di bruttissimo. Sono carica in onde. Allora, oh oh, madonna, no. Che ci vuole la corazza. Spawnano all'infinito. Non sapete che facciamo. Ragazzi, mi sa. Non riusciamo a prendere la corazza. Siamo morti. Ok. Madonna, ragazzi, che casino. Che casino. Allora, abbiamo un po' di arroganza.
Anche perché per proseguire bisogna uccidere tutti i robot. Dai, ma quando sei resistente? Mamma mia. Balli. Ah no, qui ci siamo già stati, mi sa. Ah sì sì, ci siamo già stati, certo. Allora bisognava andare di qua, se non sbaglio. No, di qua siamo venuti. Ah, scusate. Ah ok, no, secondo me dobbiamo soltanto sì, sconfiggere tutti i nemici in modo che si apra il passaggio. Allora, vado. Okay. C'è rimasto uno. Schiatta. Mamma mia ragazzi, che agonia. Fidatevi, è proprio difficile, cacchio. Ok. Allora ci stiamo avvicinando alla fine. Dobbiamo sconfiggere il macchinista. Finiti tutti i colpi, perfetto. Utilizziamo questo. Allora noi andiamo di arroganza, ragazzi. Madonna santa, ce l'avevamo fatta! Mannaggia! Levati! Ragazzi, non avete idea dell'agonia per arrivare fin qui. Mamma mia la difficoltà di sto livello. Mamma mia. Allora, dobbiamo... Facciamo attenzione a... Sti robottini che danno solo fastidio. Dai, dai, ce la possiamo fare, porca miseria. Colpi finiti. Macchinista maledetto. Ok.
Madonna, ragazzi. Allora, abbiamo sconfitto il macchinista che si nasconde da là dentro. Infatti il macchinista non si capisce cosa dice, non lo vediamo mai, non conosciamo niente di lui. E ora qui c'è proprio un riferimento palese a Matrix. Aspettate però, non è finita perché dobbiamo ancora scappare. Prendiamo il fucile. Qui è proprio un riferimento alla matrice di Matrix. Robot Control Matrix. Allora. Madonna, lancia di sto livello. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, abbiamo terminato anche il penultimo livello. Ci manca soltanto l'ultima missione, Space Station. Finalmente. Questo gameplay è quasi terminato, noi ormai siamo andati avanti proprio speditamente. E allora ragazzi, ci vediamo, vi faccio una carrellata di tutte le missioni che abbiamo affrontato, e noi ci vediamo nel prossimo e ultimo video con 2401 Stazione Spaziale. Ciao a tutti.